Questo programma è offerto da Conad Weekend in Fiore, i giorni 12, 13 e 14 marzo, per ogni 50 euro di spesa un buono sconto da 10 euro, a Lecco e Calozio Corte. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Quala Zampa, toilettatura, alimenti e accessori per animali da compagnia, con servizio a domicilio, in via Montegrappa a Lecco. Rotta Lamiere, in via Pergola 15 e da oggi anche al 55B, a Lecco. Trafileria Galbani di Galbani Attilio, specializzata in filo trafilato lucido e semilucido, in via Provinciale 87 a Ballabio. Filet Bistrò, degustazione di formaggi, salumi e vini di grande qualità. Nuova apertura in Vicolo Airoldi a Lecco. Paroli Costruzioni SNC, scavi, strade, attività boschiva, costruzioni civili e industriali, a Prima Luna. Lecco FM presenta Sull'Eco FM c'è Barbalicco 71. Notizie, intrattenimento e curiosità a cura di Fabio Landrini con Andrea Donato in regia. Barbalicco 71, siamo sempre qui sull'Eco FM. Vi teniamo compagnia tutti i martedì e tutti i giovedì mattina, sempre qui dalle 9 per una mezz'oretta. Siamo con voi. Buongiorno Andrea Donato intanto. Buongiorno Fabio, buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto. Perfetto, il tempo è il nostro, per cui... Ottimo, sono a mio agio. Sì, ecco, infatti, siamo a nostro agio. Intanto, velocemente, prima di passare ovviamente a introdurre il nostro ospite, ricordiamo che siamo su Facebook, sulla pagina Lecco FM, dove potete guardare la nostra diretta, anche ascoltarla ovviamente, e scrivere sul commentare, insomma, insomma, sotto la diretta. Siamo su leccofm.it, il sito dove potete guardarci e ascoltarci. Siamo su Instagram, siamo su YouTube, sempre con una diretta aperta. Siamo su Alexa, siamo anche su WhatsApp, giusto? Esatto, siamo su WhatsApp al numero 366-214-1376. E siamo anche in compagnia di un ospite, ovviamente, sempre da casa, perché in questo periodo è giusto tenere il distanziamento. Buongiorno Alberto Lanfranchi, chiedo scusa. Buongiorno a tutti, ciao. Stavo per risalutare Andrea Donato e stavo per dire Andrea, invece no. Alberto Lanfranchi. Alberto, intanto, perché sei qui? Intanto, innanzitutto per parlare di un libro scritto, ma anche per parlare di un cantante che probabilmente in pochi conoscerete, perché insomma non è molto famoso, no? Cioè, se parlo di Bruce Springsteen è evidente che dalla mia mascherina non traspare ironia, quello ci sta, insomma. Anche perché prego, avrei prego. Già scritto il collegamento. No, infatti, no, ma ci mancherebbe. Non è conosciuto. Ci mancherebbe, infatti. Quanti milioni di dischi ha venduto? Ah, tantissimi, penso oltre 300 milioni. Infatti, credo. Anch'io sapevo una cosa del genere, per questo che appunto giocavo, insomma, su questa battuta, ecco. Che la sua forza, in realtà, poi sì, ovviamente la vendita degli album, ma anche e soprattutto i concerti che ha realizzato sicuramente. In 40 anni, 50 anni di carriera, insomma. Tra l'altro, io non sono mai stato a un concerto di Springsteen, ma dicono che siano dei concerti stupendi. E anche persone che non sono fan vere e proprie, quando però vanno a vedere un concerto di Springsteen, dicono: cioè, fantastico, bellissimo, suona anche più di quello che dovrebbe. Riesce a creare una certa empatia e poi, sì. Vabbè, ovviamente è facile per me dire quello che sto dicendo. È ovvio che lui è ritenuto uno dei migliori performance on stage al mondo. Quello è poco ma sicuro. Una volta riusciva a fare anche 3-4 ore di concerto. Oggi a 71 anni penso che ormai non vedremo più certi concerti. Li abbiamo visti e ce li porteremo nel cuore per sempre, insomma. E d'altronde è vero, anche l'età fa il suo, però già 3-4 ore di concerto anche a 30, 40, 50 anni, insomma, non sono poca roba.
Ecco, intanto saluto il nostro Alessio Fumagalli che ci dà il buongiorno e buona trasmissione sia a me sia a Andrea, e dice non parlo di Juve oggi, ecco, meno male. E intanto dice anche Bruse è il mio idolo, il mio mito, per cui insomma anche agli ascoltatori piace. Stavamo parlando di concerti e parliamo quindi del libro che hai scritto insieme a tuo fratello Luca, giusto? Diario di un sogno. È mio cugino. Tuo cugino, perdonami, scusa. Anche se è come un fratello, ovviamente. Perdonami, insomma, mi è arrivato il comunicato, ammetto, non ho fatto il collegamento, però ecco, giustamente. Il libro è Diario di un sogno e quell'incontro allo Stone Pony di Asbury Park. Insomma, come è nato intanto questo libro? Siamo nell'87, giusto? Sì, siamo nell'87 e mi piacerebbe iniziare con una citazione che ho preso e introdotto subito nella prima pagina del libro, che dice che un viaggio, una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, e così si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente, e la mente non si stacca mai dal viaggio. Ed è quello che è successo un po' a me, penso a tutti coloro che viaggiano, che magari così prendono dei viaggi di riferimento e gli rimangono in mente per sempre, no? E così ovviamente quel viaggio che ho fatto negli Stati Uniti con mio cugino Luca mi è rimasto nel cuore, non solo per l'incontro con Springsteen, che poi racconto in maniera dettagliata e riporto poi una riflessione finale che è un po' una mia dichiarazione d'amore, diciamo, dell'artista. Avevo questo sogno nel cassetto di scrivere, di raccontare di quel viaggio. Del resto io mi sono sempre occupato di viaggi nella mia vita. Mio nonno ha aperto la Lanfranchi a Lecco negli anni 48, mio padre poi ha proseguito nel 74 con la Lanviaggi. Continuo tuttora a operare nel settore, anche se organizzo convegni e congressi oggi e viaggi incentive. E quindi l'avevo nel cassetto. L'anno scorso, ahimè, a causa Covid, ho avuto tutto il tempo per ragionarci e mi sono messo a scriverlo e devo dire che le immagini erano ben focalizzate e l'itinerario, il viaggio fatto, gli aneddoti, tutto quello che diciamo ci è successo durante questi 2 mesi di vacanza erano ben nitidi nella mia mente, quindi mi è diventato anche facile poi scriverlo. Una delle poche cose positive del Covid, dai, insomma, mettiamola, del periodo più che ma proprio COVID. poche. No, ci mancherebbe. E ecco, ci hai ripensato e quindi ti sei messo lo scorso anno praticamente, hai iniziato a scrivere questo libro. Sì, non sono uno scrittore, ovviamente, nessuna velleità letteraria mia personale, diciamo, però avevo proprio voglia di raccontare questo viaggio e devo dire che dai primi riscontri che ho dagli amici che hanno iniziato già a leggerlo e l'hanno letto, per fortuna sono anche positivi, quindi sono ottimo, contento che il risultato sia apprezzato e adesso vedremo magari anche l'opinione dei più esperti, dei più springsteeniani, perché poi ovvio che molti amici che mi seguono, perché abbiamo appunto creato questo gruppo, si chiama Noi Springsteen, ovviamente avranno gli occhi puntati sulla parte finale del libro dove racconto appunto dell'incontro e tutto quello che ne è conseguito, insomma, quindi la mia tra virgolette dichiarazione d'amore. Di fatto è il viaggio di due ragazzi 19enni che partono per gli Stati Uniti nell'87, quindi immaginate, ovviamente viaggiare nell'87 non era così semplice come lo è adesso, soprattutto poi andare negli Stati Uniti. Non c'era internet, non c'erano i telefonini, era tutto diverso da oggi. Ah no, infatti il bello e divertente è raccontare anche come abbiamo preparato il viaggio. Pensate che io mi ricordo le prenotazioni le facevamo col Telex. Probabilmente ecco. Non penso che tu sappia cos'è il Telex. Infatti non lo so. Visto. No, non l'ho mai visto, dico la verità. Infatti era la mia prossima domanda e quindi vai, cos'è il Telex? Il Telex era una, diciamo, macchina da scrivere originale dove di fatto trasmetteva tramite dei codici le lettere
e arrivavano sia chi riceveva che chi inviava ovviamente una strisciata con dei pallini, dei fori che codificavano quello che noi scrivevamo con la macchina da come una macchina da scrivere. E quindi era divertentissimo. Io ho iniziato a lavorare, mi ricordo, imparando a usare il telex per le prenotazioni alberghiere estere, le commissioni. E quindi cioè, ecco, tornare indietro di 34 anni e raccontare come in effetti avevamo anche prenotato i servizi, gli alberghi e quant'altro, insomma è divertente, è abbastanza divertente. Beh, immagino, insomma. Poi immagino anche, non so, andare a ricercare le fotografie, andare a ricercare, anche parlare con qualcuno per andare a ripensare a qualche ricordo interessante da, allora, da inserire nel libro. Devo dire che, e qui infatti per me è il viaggio per eccellenza, perché io in 30 anni di lavoro ho fatto tantissimi viaggi, ma questo mi è rimasto nel cuore e devo dire che mi è stato facile. Ho dei ricordi nitidi di tutto quello che abbiamo fatto, magari poi qualche particolare, qualche dettaglio ovviamente mi è sfuggito. Il bello infatti è stato, dopo averlo scritto, andare a recuperare qualche dettaglio in più per contestualizzare quello che abbiamo fatto, quindi nel tempo. Faccio un esempio semplicissimo, cioè divertente per certi aspetti, è il viaggio aereo che abbiamo fatto da Detroit a San Francisco, dove ahimè durante il decollo l'aereo ha avuto un serio problema e quindi ci siamo bloccati in mezzo alla pista. Panico, 4 ore di viaggio, non ti dico, con mio cugino che invece dorme tranquillamente. Però poi cosa è successo? Qualche giorno dopo, ahimè, c'è stato un disastro aereo proprio a Detroit e vado a raccontarlo. E quindi nello stesso tempo ho contestualizzato quello che era successo a noi. Quindi è stato bello, diciamo, inserire questi aspetti che ho riportato successivamente alla scrittura del libro. Poi ovviamente con uno scambio di idee anche con mio cugino Luca. Bello era che io ricordavo alcune cose, lui altre, quindi di fatto abbiamo sommato il tutto. E poi anche alcuni amici che sono rimasti in America, a Boston, Pittsburgh, che sono le tappe, alcune delle tappe che abbiamo visitato durante il nostro viaggio. Quindi direi che è stato abbastanza semplice, ma proprio perché è un viaggio che mi è rimasto... Fantastico, fantastica questa cosa. Ti sto per fare una domanda difficile, nel senso... vorremmo sapere qualcosa sull'incontro ovviamente con Bruce Springsteen, però non vogliamo fare spoiler perché anche perché in primis l'incontro, come hai detto tu, arriva alla fine del libro e poi vabbè, comunque non vogliamo dire troppe cose, quindi cosa puoi dirci in breve su quell'incontro senza far perdere punti al libro, ecco, dai, mettiamola così. Anche perché in tanti ti avranno chiesto com'è stato incontrarlo, come che persona considera è. Che dunque ho tanti amici che ormai è 34 anni che racconto di questa cosa, anzi probabilmente non hanno più voglia nemmeno di sentire la storia, anche se poi leggere il racconto è diverso. Devo dire che alcuni miei amici che sapevano benissimo della mia avventura, della loro avventura con mio cugino, leggerlo poi sul libro è stato emozionante, allora così mi hanno detto. Beh, allora, innanzitutto siamo partiti non certo con la consapevolezza di incontrarlo. Ci mancherebbe. Anzi, a dire la verità, per veramente un nulla stavamo per tornare a New York, perché l'incontro è stato ad Asbury Park, che è dove lui di fatto ha vissuto e vive tuttora, comunque vicino ad Asbury Park. Che è, giusto per intenderci, che non ho presente. Un'ora e mezza circa da New York, sulla costa. Era una località turistica, lo è tuttora, è diventata tuttora località turistica, ha recuperato il fascino dei vecchi tempi. Quando siamo andati noi invece era una città, bisognava aver paura proprio a starci, tant'è che stavamo per tornare a New York, sollecitato dal sottoscritto, continuavo a dire a Luca torniamo perché siamo veramente in un postaccio. La casualità, il fatto, la fortuna, chiamiamola come vogliamo, sta di fatto che c'era questa porticina aperta e l'incontro è stato fantastico all'interno dello Stomponi, che è uno dei locali dove Springsteen tutt'oggi suona. Oggi suona. Un locale che è nato nel 74,
lo stesso anno in cui mio padre apriva la Lambiagi, quindi coincidenza strana. Ha chiuso poi Battenti negli anni 90 e riaperto nel 2000. Okay. E noi l'abbiamo incontrato lì. Lui era lì a bersi una birra raccontando la serata precedente e poi, vabbè, da lì c'è stato poi tutta una serie di dialoghi. Si leggerà il libro poi, dai, insomma, dai, ecco. Ti posso dire un aneddoto che non ho scritto nel libro. Ok, bello. Scritto nel libro, quindi questo è interessante. In quegli anni, negli anni 80, c'era un negozio di dischi molto conosciuto a Lecco, era di Oggiono, il Punto Disco. Sì. Era molto famoso, insomma, noi lecchesi andavamo da Punto Disco a... Springsteen ci raccontò appunto che stava per uscire il nuovo album, Tunnel of Love. Mm-hmm. Ricordo che noi, una volta tornati dagli Stati Uniti, andammo a Punto Disco per sapere quando sarebbe uscito il disco. E mi ricordo che ci rispose... Da quanto ne sappiamo non c'è un in uscita l'album, come fate a saperlo? Con le fotografie in mano, ovviamente, quindi da lì poi nacque anche un'amicizia bellissima con loro, eccetera, eccetera. Un piccolo aneddoto, è stato un incontro bellissimo, perché non è stato l'incontro casuale, fotografia, grazie, arrivederci, punto. È stato qualcosa che è andato oltre, perché si è rimasto insieme a lui per un po' di tempo, poi alla fine ci ha detto che sarebbe tornato a suonare la sera, quindi insomma è stata una cosa particolare, molto particolare. E no, comunque sono emozioni che, insomma, che è bello anche vivere. Tra l'altro, poi parlando di concerti, perché infatti ne parlavamo anche all'inizio della trasmissione, Alessio ci scrive: io ho nel cuore il concerto che ha fatto a San Siro, uno dei concerti più belli che ho visto, insieme a quello di Bob Marley e Lou Reed. E infatti sempre lui dice: sicuramente prenderò il libro perché vuole leggerlo, insomma, ecco. Poi in più c'è Stefano Rusconi, che tra l'altro salutiamo, titolare, saluto anch'io, un amico titolare infatti di un notissimo negozio di dischi in centro Lecco, che dice: grande Alberto, ti aspetto in negozio con una copia autografata. Ecco, quindi insomma, anzi, sarei andato a trovarlo a prescindere dal libro, lo sto seguendo su Facebook, grande. Poi ho visto che anche lui conosce bene Massimo Cotto di Virgin Radio, quindi passerò a trovarlo di sicuro. Perfetto, dai, così uniamo anche le persone in questa trasmissione. No, parlando dei concerti, quanti concerti hai visto? Allora, il conto esatto non l'ho mai fatto di preciso, però sicuramente saranno tantissimi. Allora, non sono tantissime delle verità, però un 35 credo di averli visti, un po' in tutta Europa. Però il concerto, ecco, per assurdo io non ho visto quello del 1985, l'amico che ha scritto prima, il mitico concerto allo stadio di San Siro. Io ero alla visita militare, me lo ricordo bene, purtroppo, sia io che mio cugino, quindi ci eravamo persi quel concerto, tant'è che Springsteen ci chiese se eravamo stati a San Siro e noi, ahimè, gli raccontammo una bugia colossale, dicemmo assolutamente sì, in realtà noi eravamo a Como per la visita militare e non riuscimmo ad andare, insomma. Quindi vabbè, mi sono rifatto poi successivamente con tanti altri concerti meravigliosi. Il concerto più bello? Beh, il primo. Quello che ho visto allo Stomponi la sera del 22 agosto. Sì, no, vabbè, hai ragione, ci sta. Ci eravamo in 200 persone, e noi con le ginocchia attaccate al palco e lui esattamente a un metro di distanza. Certo, non è stato il concerto a tutti gli effetti, perché poi suonò solo due brani. Lo racconto bene nel libro. Però poi, diciamo, Roma di sicuro... ma ce ne sono stati diversi. Poi vabbè, ovviamente sono tornato a San Siro più di una volta, cioè ogni volta che è tornato ovviamente l'ho seguito, e mi sono perso una tournée nel 2006, ma perché non avevo problemi di lavoro con la session band, e poi per il resto quando arriva in Italia o in Europa ci sono. Il più lontano, vabbè, tranne quello negli Stati Uniti, Il concerto più lontano, non so, Svezia, Inghilterra? No, devo dire che lontano, lontano, che non è poi lontano, è Monaco di Baviera. Ah, okay. Non sono mai andato in Nord Europa. Okay. Fu un concerto, tra virgolette, bruttissimo, non tanto per Springsteen, non per Springsteen, ma per il pubblico.
di una freddezza totale. Infatti gli unici italiani che c'erano si sono fatti sentire, e mi ricordo che con la mia Fiat Uno verde, la prima macchina, andai a Monaco e tornai la sera stessa, quindi fu un viaggio abbastanza devastante. Però, scusa, in che senso la sera stessa? Cioè sei al termine del concerto, 5 ore di macchina tornare in ufficio. Il mattino dopo praticamente. Esatto, esattamente, okay, siamo arrivati alle 7 del mattino. Ecco, no, adesso allora mi è chiara la cosa, no? Pensavo fosse un concerto pomeridiano e non capivo, no, sinceramente. No, no, è un concerto serale, classico, però di una freddezza. Mi ricordo che eravamo fuori dallo stadio circa 4 ore prima, nessuno, tant'è che avevamo paura che non aprisse, cioè che fosse stato rimandato il concerto. In realtà i tedeschi erano arrivati a mezz'ora dall'inizio del concerto, quindi vabbè, sì, diciamo più distante. È una cosa diversa. Anche un Barcellona, forse più distante di Monaco, ovviamente, quindi ho sbagliato, ahimè. vabbè, diciamo comunque tutta nell'area Spagna, Francia, Germania e molti in Italia, ovviamente. Vabbè, immagino. E da quando avete deciso di creare il gruppo Noi Espristing? Ma tutto è nato nel 2016, un giorno mi trovavo in giardino. E... Quindi è recente, no? Io pensavo fosse... Sì, no, diciamo che è recentissimo, diciamo ha 5 anni di vita il gruppo, anche se siamo cresciuti in maniera esponenziale, sì. In termini di seguito, di persone che ci seguono. Per esempio, adesso quanti siete, per esempio? Ah, allora, noi comunque sono quasi 7.000 persone che ci seguono sui nostri social. Quando facciamo un evento, considera che il primo evento che abbiamo fatto nel 2017 sì. C'erano quasi 1.300 persone all'evento che organizziamo a Bergamo. Ok. E poi di seguito abbiamo realizzato veramente una serie di attività. Però per tornare a come è nata l'idea... Sì. Ero un giorno in giardino, dicevo, caspita, ho organizzato convegni, congressi, eventi di vario tipo, perché non organizzare qualcosa dedicato a Springsteen? E mi ricordo che chiamai Claudio Trotta, che avvi la fortuna di conoscere, che è il promoter di Springsteen, sì. Gli proposi la mia idea e da lì partì il tutto. L'idea era proprio quella di creare un qualcosa di diverso a quello che già c'è, sì. Perché ci sono amici che organizzano eventi. E posso riferire ai Glory Days a Rimini, del caro amico Lorenzo Semprini, i Pink Cadillac di Napoli, fantastici, Trieste, quindi c'erano già una serie di eventi dedicati a Springsteen. La mia idea era quella di portare in risalto i testi di Springsteen, quindi coinvolgere giornalisti, scrittori, quindi ok la musica, che è fondamentale, ma andare oltre. Questa è stata un po' l'idea di base su cui abbiamo lavorato negli ultimi 5 anni. Poi, di fatto, l'anno scorso ci siamo inventati qualcosa di incredibile che sta avendo un successo che non avrei mai pensato. L'idea di organizzare un contest musicale dedicato a Springsteen. Ok. Unico in Italia, ma non solo in Italia, nel mondo. E così, giocando un po', perché sinceramente non ci aspettavamo un riscontro invece così positivo. L'anno scorso abbiamo avuto circa 85 partecipanti, musicisti tra semiprofessionisti o dilettanti, che hanno provato a cantare e suonare una canzone di Springsteen, e abbiamo terminato il contest l'anno scorso con un evento a Bergamo che ha avuto un seguito incredibile nonostante il Covid. Avevamo poche presenze in teatro perché ovviamente le restrizioni ci impedivano di avere una capienza massima, ma abbiamo avuto circa 1.300 persone collegate in diretta per l'evento. Fantastico. Tra le altre cose, chi volesse vederlo lo trova sul nostro sito www.noiespringsteen.com, può trovare il filmato della finale, dei partecipanti, eccetera, eccetera. Oh, fantastico. Per quest'anno c'è già qualche iniziativa in programma o è ancora presto? Perché sì, no, abbiamo ormai il calendario già fatto. Okay. Ovviamente poi siamo, come tutti, in balia di quello che sarà a causa del Covid, chiaramente, perché avremmo il 18 aprile al Teatro Sociale, che tra l'altro a Bergamo è veramente un teatro spettacolare in Città Alta, uno spettacolo teatrale con l'attrice Mariangela D'Abraccio,
okay. Sui testi come un killer sotto il sole del libro di Leonardo Colombati, che tra l'altro è un carissimo amico e saluto, però chi lo sa se riusciremo a farlo, vediamo. Questo è il problema. 18 aprile. Poi il contest di quest'anno inizierà il 31 marzo, quindi a fine mese. Tra l'altro l'abbiamo allargato a livello internazionale, quindi potranno partecipare anche artisti internazionali, grazie anche al coinvolgimento di Ken Rosen, che è il fondatore di un blog americano che ci aiuterà a far conoscere il nostro contest anche a livello internazionale. E poi il nostro evento di fine agosto, che si terrà a Bergamo, Bergamo racconta Springsteen, due giorni dedicati a lui. Perché a Bergamo? Io sono lecchese puro sangue, amo Lecco, torno a Lecco tutti i weekend, ho una casa a Malgrate, e quindi tutte le mattine... Sta per arrivare il ma... Ma mi sono sposato nel 98, mi sono trasferito a Bergamo, dove ho anche la mia attività principale, quindi ecco perché tutto è nato a Bergamo e rimarrà a Bergamo. Però qualche puntatina, Lecco, qualche evento... Grazie all'amico Sormani, chissà se riusciremo a farlo. Insomma. Ottimo, ottimo, ottimo. E ovviamente poi facci sapere quando, se si riuscirà a farlo e quando si riuscirà a farlo, insomma. Così poi ovviamente lo seguiamo volentieri. Volentieri. Tra l'altro, sempre il nostro Alessio Fumagalli, che ricordiamolo, colleziona cartoline ed è arrivato a 1.239.000 cartoline, dice che tra le cartoline, tra quelle degli artisti, c'è anche quella di Bruce, sono infatti una decina e gliela mandate un'amica di Manhattan. Quindi insomma, anche in questo è immortalato. Se vuole, vabbè, ovviamente io l'originale la tengo. Ci mancherebbe. Ho una cartolina che comprai al museo lì ad Asbury Park, sì, con la copertina del primo album di Springsteen, Greetings from Asbury Park, è la cartolina, e dietro c'è la dedica di Springsteen con la firma, foto che chi vi leggerà il libro le troverà, perché abbiamo creato, ho creato anche un piccolo album fotografico, bellissimo, perché tra l'altro la frase che lui scrisse è thanks to making the trip, grazie per aver fatto il viaggio, quindi il viaggio è il tema fondamentale, e guarda caso anche lui scrisse proprio questa cosa sulla cartolina. Fantastico, fantastico. Poi vabbè, film e libri sul viaggio sono sempre anche molto apprezzati di solito, i road movie o anche, adesso io road movie per i film appunto, però anche i libri sul viaggio hanno sempre anche qualcosa, non solo un viaggio esteriore ma anche interiore, quindi insomma è sempre interessante guardarli, leggerli. Io l'ho scritto in maniera semplice, ripeto, come l'ho detto all'inizio, non sono uno scrittore, vorrei anzi, scusami se mi permetti, ringraziare Patrizia De Rossi, giornalista di Roma, ormai carissima amica, che ha seguito l'editing del libro, quindi l'ha corretto, l'ha verificato, l'ha letto ovviamente, Saverio Ceravolo, che ha seguito l'impaginazione grafica e fa parte del nostro gruppo dei quattro che hanno fondato noi Springsteen, e quindi abbiamo la fortuna di avere al nostro interno persone che poi riescono in qualche modo, attraverso il loro know-how, a realizzare degli eventi di alto livello. E volevo così dare una notizia, ecco, chi volesse prendere il libro, acquistarlo, ha due possibilità. Okay. Dal 12 ci sarà un mini sito dedicato al libro che troverà, il link lo troverà sul nostro sito di Noi Springsteen, che ho detto prima, sì. E per gli amici di Lecco possono anche comprarlo presso la libreria Cattaneo in via Roma. Tra l'altro ringrazio la signora Tina e i proprietari della libreria, che sono cari amici e anche ex nostri clienti quando avevamo la Lambiaggi in piazza Garibaldi. Perfetto, ricordo il titolo, Diario di un sogno, e quell'incontro allo Stone Pony ad Asbury Park. Libro scritto appunto da Alberto Lanfranchi per il viaggio, dopo il viaggio dell'87 insieme a Luca, il cugino. Alberto, grazie mille davvero, sei grazie stato a voi. Gentilissimo, grazie a voi per l'ospitalità, gentilissimo, simpaticissimo, e davvero davvero, se farete anche eventi qua in zona, davvero faccelo sapere, perché insomma li seguiremo più che volentieri. Bene. Ti farò avere il libro comunque.
Gentilissimo, gentilissimo davvero. Grazie mille ancora, grazie mille Alberto Lanfranchi, tra l'altro anche creatore del gruppo Noi e Springsteen, che è insomma gruppo appunto fan. Una cosa importante, la raccolta della vendita del libro verrà utilizzata per gli eventi che abbiamo in programma come Noi e Springsteen. Ok, ecco, perfetto, hai fatto bene a sottolineare. Hai fatto benissimo a dirlo. Grazie mille ancora quindi Alberto Lanfranchi, grazie mille al nostro Andrea Donato. Buona giornata. Grazie a voi. Noi ci rivediamo e risentiamo martedì, sempre qui con Barbalico 71, sempre sull'Eco FM. Ciao a tutti. Sull'Eco FM c'è Barbalico 71. Notizie, intrattenimento e curiosità a cura di Fabio Landrini con Andrea Donato in regia. Questo programma è offerto da Conad Weekend in Fiore, i giorni 12, 13 e 14 marzo, per ogni 50 euro di spesa un buono sconto da 10 euro, a Lecco e Calozio Corte. Ottica Beri, occhiali, lenti a contatto e foto. Siamo sempre aperti in via Vittorio Emanuele a Introbbio. Qua la Zampa, toilettatura, alimenti e accessori per animali da compagnia, con servizio a domicilio, in via Montegrappa, a Lecco. Rotta Lamiere, in via Pergola 15 e da oggi anche al 55B, a Lecco. Trafileria Galbani di Galbani Attilio, specializzata in filo trafilato lucido e semilucido, in via Provinciale 87 a Ballabio. Filet Bistrò, degustazione di formaggi, salumi e vini di grande qualità. Nuova apertura in Vicolo Airoldi a Lecco. Paroli Costruzioni SNC, scavi, strade, attività boschiva, costruzioni civili e industriali, a Prima Luna.